vi starete sicuramente chiedendo guardando questo video è: ma cosa ci fanno due ruote anteriori su una vettura di Formula 1? Beh, questa è la storia di oggi, una storia unica in tutta la Formula 1. In 72 anni di Formula 1 abbiamo visto un cambiamento radicale delle vetture, non solo in termini di sicurezza o prestazioni, ma anche di forma. Siamo passati dalle auto a forma di missile a delle vetture che arrivano a costare anche milioni di euro con tecnologia da aerei da caccia. Ma una vettura tra tutte non verrà mai dimenticata, una vettura in cui il numero di ruote è fuori dal normale. Oggi vi racconterò la storia dell'unica auto di Formula 1 a 6 ruote, la Tyrrell P34. Campionato di Formula 1 1968, la squadra britannica Tyrrell, fondata da Ken Tyrrell, debutta nella categoria come team, senza però produrre direttamente le vetture ma facendo correre telai Matra con motori Ford Cosworth. Nel 1969 vincono il campionato costruttori con 6 vittorie, tutte portate a casa da Jackie Stewart, un risultato incredibile per essere solo il secondo anno di Formula 1. Nel 1970 però la Matra decise di fondare una propria scuderia, smettendo di produrre telai per Tyrrell. Decisero così di affidare la realizzazione delle vetture a Derek Gardner. Ebbe così inizio la storia di Tyrrell. Nel 1971 e nel 1972 riuscirono a vincere sia il campionato piloti che il campionato costruttori, mentre nel 1973 soltanto quello piloti con Jackie Stewart. L'anno successivo la scuderia fu costretta a puntare su 2 nuovi giovani, dopo il ritiro di Stewart e la triste dipartita di Severt. Arrivarono quindi Jody Scheckter e Patrick Depailler. Le cose furono abbastanza tranquille fino alla pausa invernale 1975, quando un'idea attraversò la mente di Derek Gardner. Per la stagione 1976 presentò la P34, la prima auto di Formula 1 ad avere 6 ruote. La vettura presentava 4 ruote anteriori sterzanti da 10 pollici e 2 posteriori da 13. Con questa mossa si voleva ottenere il doppio della tenuta in curva e meno resistenza all'aria, quindi la possibilità di affrontare tutte le curve al doppio della velocità rispetto agli avversari. All'inizio questa scelta sembrava pagare, infatti portò la vittoria del Gran Premio di Svezia, che rimarrà l'unica vittoria per un'auto a 6 ruote nella storia della Formula 1. Per quanto all'inizio sembrasse geniale, i problemi non tardarono ad arrivare. Le soste ai box duravano letteralmente un'eternità. Le ruote e i freni, coperti dalla grande ala anteriore che serviva a ridurre la resistenza con l'aria, non riuscivano a raffreddarsi correttamente e di conseguenza raggiungevano temperature altissime, causando incendi sulla vettura e costringendo i piloti a moltissimi ritiri. Un altro problema era legato al peso. Come al giorno d'oggi, le auto dovevano rispettare un peso limite e la Tyrrell, avendo una coppia di ruote in più, lo sorpassava di parecchi chili. Quindi i pezzi della vettura vennero sostituiti con altri componenti meno pesanti, ma anche meno resistenti, quindi questo portò ad altri problemi di affidabilità. Nel 1977 Maurice Phillips provò ad allargare le fiancate della macchina, facendo fuoriuscire dalla carenatura le ruote anteriori. Tutto questo per garantire un corretto raffreddamento, ma in questo modo vanificò lo scopo iniziale del progetto. Nel 1977 conquistarono ben 3 podi, ma anche 19 ritiri tra tutte e due le macchine. Nonostante tutti questi ritiri, l'argomento Tyrrell era sulla bocca di tutti e le 6 ruote fecero parlare il mondo intero. Inoltre, alla fine del 1977, la Lotus introdusse le famosissime minigonne, che resero obsoleto il progetto di Tyrrell. In più, la Goodyear si oppose al progetto ambizioso di Tyrrell e smise di produrre gli pneumatici speciali da 10 pollici. Come colpo di grazia a questo progetto, la FIA dichiarò la P34 non conforme agli standard di sicurezza. E diciamolo, nel 77 non è che fossero poi così alti. Dall'inizio degli anni 80, squadre come March, Lotus, Ferrari e Williams provarono l'alternativa delle 6 ruote. Ma stavolta la coppia da 4 ruote era posta sul posteriore della vettura. Vetture come la March 240 o la Ferrari 312 T2 Six Wheels non videro mai la pista e rimasero per sempre dei prototipi. Infine, la FIA nell'83 vietò gli esperimenti con auto a più di 4 ruote. Il video di oggi si conclude qui, spero che la storia vi sia piaciuta, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.